Pace bene, buongiorno. Oggi 2 giugno ricordiamo e celebriamo San Felice da Nicosia. Ascoltiamo. Giacomo Amoroso nasce a Nicosia nel 1715. La famiglia era numerosa e il padre, calzolaio, decise di farlo lavorare nella calzoleria più importante del paese, affinché si specializzasse in questo mestiere. Nel 1733 decise di entrare nell'ordine dei cappuccini come fratello laico, ma a causa delle condizioni economiche precarie della famiglia alla quale era necessario il suo aiuto, non venne accolto. Quando morirono i suoi genitori, chiese direttamente al provinciale, in visita a Nicosia, di poter entrare nell'ordine. Venne accettato nel convento di Ristretta con il nome di Fra Felice. Nel convento ricoprì ruoli come portinaio, ortolano, calzolaio e infermiere e nel suo paese fece per 43 anni il questuante. Amava i bambini e per loro aveva sempre una noce, delle nocciole e piccoli regali. Aveva così l'opportunità di fare semplici lezioni di catechismo. Le domeniche andava a trovare i carcerati ed era sempre pronto ad aiutare le persone che incontrava per strada. Distribuiva striscioline di carta sulle quali erano scritte delle invocazioni alla Beata Vergine e le utilizzava come rimedio infallibile per tutti i mali, appendendole alle porte delle case dove vi erano ammalati o poveri. Spesso avvenivano grazie ed eventi miracolosi che non facevano altro che accrescere la fama di Fra Felice. Nonostante ciò, il superiore lo trattava male, lo umiliava, affibbiandogli nomignoli come poltrona, ipocrita, gabbatore della gente, santo della Mecca. Fra Felice rispondeva dicendo: "Sia per l'amor di Dio". Lo obbligò ad esibirsi nel refettorio del convento con abiti carnevaleschi, distribuendo una massa di cenere impastata come fosse ricotta fresca, che miracolosamente lo diventava veramente. A causa dell'età avanzata e della malferma salute, si dedicò alla preghiera. Verso la fine del mese di maggio del 1787 si accasciò senza più forze mentre era nel suo orto. Morì il 31 maggio dello stesso anno. Papa Leone XIII lo dichiarò beato il 12 febbraio del 1888 e il 23 ottobre del 2005 venne proclamato santo da Papa Benedetto XVI in San Pietro. Fu la sua prima canonizzazione. San Felice, una figura di santo umile vicino ai più poveri, ai bambini, anche ai carcerati. Ecco, la sua vita spesa tra la gente, con la gente, nella gente. Sottolineiamo della sua esperienza proprio questo rapporto difficile che ha avuto con il superiore, che l'ha messo più volte in ridicolo, non credendo magari alla sua santità, o forse per metterlo alla prova. È stato, diciamo, bullizzato, come si dice nei termini odierni. E lui rispondeva proprio con questa frase: sia per l'amor di Dio. Ecco, una reazione santa a quella che è un'umiliazione subita. Sia per l'amor di Dio. Dobbiamo impararla questa espressione e soprattutto dobbiamo imparare questo modo di reagire quando qualcosa non va per il verso giusto. Effettivamente succedono tanti episodi nella nostra vita in cui effettivamente qualcuno, soprattutto nella vita dei più giovani, succede e ne stanno soffrendo, usa la violenza per prendere in giro, per umiliare, per far star male e in quel momento sentirsi un pochino potente. Ecco, come reagiamo noi in queste situazioni? Siamo subito pronti con la vendetta, come se ci fosse stato levato qualcosa di importante, oppure come Felice che riponeva la sua dignità completamente in Dio, era capace addirittura di lasciar correre. Perché dico questo? Perché forse, ed è una mia piccola opinione, che può essere un po' vera, un po' falsa, chissà, però forse stiamo diventando un po' troppo sensibili in tante situazioni, come se fare la vittima a volte ci desse dei diritti per essere poi compatiti e per essere poi avvantaggiati in questo senso. Fare le vittime un po' conviene, ma che cosa ci leva? Ci leva la dignità appunto di essere figli di Dio. I figli di Dio non sono vittime.
come Gesù Cristo. Gesù Cristo non è stato vittima perché Gesù Cristo ha scelto. Non siete voi che prendete la mia vita, ve la sto donando io, è la sua parola, perché lui sa che la vita è nel Padre e solamente il Padre può dare e togliere la vita. È un messaggio forte ed è un messaggio molto molto importante. Nessuno può mai levarci la dignità, in nessun modo. Certo, c'è la sofferenza dell'umiliazione, c'è la sofferenza di una violenza subita che va sempre assolutamente risposta adeguatamente, ma anche con le armi dell'amore a volte, perché nessuno, ripeto, può veramente umiliarci e levarci la nostra dignità, perché la nostra dignità è in Dio ed è immensa. Allora preghiamo San Felice perché ognuno di noi possa essere consapevole di questo nel più profondo del proprio cuore. San Felice, prega per noi.